Gara 1 è subito in salita per Lea 7 Emporio Armani, che perde dopo pochi minuti uno dei suoi punti di riferimento. Si gira la caviglia di Antonis Fotsis e il greco è costretto ad uscire dal campo. È rimasto a terra anche Fotsis. L'allungo della Monte Paschi è imperioso e Siena mette le mani sulla gara già nei primi 20 minuti, grazie soprattutto a Bo Mekaleb. L'attacco di Siena con Mekaleb che ancora una volta riesce a cambiare ritmo. 9-8 per l'Olimpia, qui è qualche problema nel controllare quel pallone da parte di Andersen. Non può tenere questo pallone fino alla fine, la schiacciata in traffico di Bo Mekaleb. Dopo l'intervallo si riparte. Diventano Andersen e Thornton i problemi per la difesa di Milano. E Andersen ancora una volta fa vedere tutta la sua abilità al tiro da fuori. Zizis aspetta il movimento di Aradori, poi Lavrinovic, ancora una buona circolazione di palla per la Montepaschi, il canestro di Thornton. Lea 7 Emporio Armani non accetta il ruolo di comparsa. A suonare la carica sono i suoi giovani talenti. Prima Alessandro Gentile, lanciato nel quintetto base. Poi Leon Radosa. Non riesce a scaricare questo pallone, è un ottimo momento per l'Olimpia. Vediamo la tripla di Bremer e questa è una tripla che davvero può cambiare il destino della partita. Fallito l'ultimo tentativo di avvicinamento, Milano cade sotto i colpi del veterano Buzzi Thornton. Una conclusione totalmente priva di un uomo su Thornton. Il finale è tutto nel segno di Mekaleb. Tutto il palaestra è in piedi e Mekaleb decide di regalare un'altra giocata clamorosa. In gara 2 la Montepaschi rilancia il protagonista di tante finali, Rimantas Kaukenas, e lui non si fa attendere. Il primo passo di Res. Troppo spazio da parte della difesa dell'Olimpia, infatti Scariolo è infuriato. Il solito Mekaleb propizia il primo strappo. E allora 2 su 3 per Mekaleb, che ora va a rubare questo pallone, vuole andare fino in fondo e lo fa. Punto numero 12. Milano regge solo sino a inizio ripresa. Ed ecco quella reazione di cui parlavamo dell'Olimpia. Parte il monologo della Montepaschi che alla fine della terza frazione ha già chiuso i giochi. E allora Mekaleb, tutto chiuso, fuori per Andersen. Il canestro e l'azione potenziale da 4 punti. E problema nella ball handling da parte del giocatore di Vilnius. Uno contro uno su Melli, va fino in fondo e si fa perdonare. Di nuovo a più 12 la Montepaschi dopo essere stata a più 4. Velocità doppia per Bome Caleb. In gara 3 la Montepaschi mette le mani sullo scudetto. Cercare di metterlo in partita, poi si deve rifugiare da Zizis. Milano lo costringe a prendersi una linea di fondo, trovando Sistov Lavrinovic. Palla meravigliosa del play greco. Zizis deve inventare qualcosa, il suo classico arresto e tiro. E finisce in modo classico, come sempre, con il canestro del play greco. Lo batte, poi preferisce il passaggio fuori per Lavrinovic. La finta di Carraretto in angolo, 6 per chiudere. Si va da Andersen che esce, guardate con che movimento! Enciclopedia pura, David Andersen, pronto a rientrare sul parquet anche Malik Ayrton, Alessandro Gentile incollato a Rimas Kaukenas, non gli concede questa volta di partire, il blocco di Storr per il tiro, da 3 punti, Rimas Kaukenas. Lea 7 Emporio Armani, dopo aver rincorso per tutta la gara, nel finale era riuscita ad agguantare l'atteso vantaggio. Ed è pareggio a quota 58. Chianigiani vorrebbe il time out alla prossima chiamata, Gentile sotto per Radosevic, è solissimo! Sul 65-63. Adesso per Milano restano 5 secondi per chiudere l'azione. Si va da Gentile nell'angolo, rinuncia alla tripla, si accentra e fa partire un bellissimo tiro. Come un anno prima a Cantù, a spalancarle le porte del tricolore è un canestro da 3 del suo giocatore simbolo, Sean Stonerhook. Mekaleb fuori per Kaukenas, di tocco per Sean Stonerhook da 3 punti, la tripla del capitano. 75 Montepaschi, 73 Milano. Il capitano di Siena vi aggiunge anche il rimbalzo decisivo, con cui rimedia al suo doppio errore dalla lunetta. Corto
Marco, ma prende il rimbalzo e McCaleb controlla. Incredibile finale al Mediolanum Faru, passa di secondi, 3 secondi. Cosa ha fatto la Monte Paschi Siena? Doppio errore di Sean Storrup e rimbalzo in attacco con Milano che resta a guardare. In gara 4 è Ioannis Bourousis l'uomo in più per le A7 Emporio Armani. Atteso per 3 gare, il gigante greco guida la rimonta di Milano all'inizio della ripresa, assieme ad un ispirato Mancinelli. Adesso si va a prendere il blocco di Bourousis, che resta così libero sotto canestro. La gran palla esce dalle mani di Malik Hairston, è un assist pregevole. Il passaggio fuori per Gentile, poi resta sotto, troppo solo Ioannis Bourousis. Non fa nulla David Andersen contro di lui. Pare tutto deciso quando la squadra di Scariolo prova a fuggire all'inizio della quarta frazione. Per Mancinelli che rinuncia al tiro, vuole mettere ritmo Alessandro Gentile allo scadere dei 24. Va dentro con la mano destra, lui che Mancino affida la palla a Stefano Mancinelli. La rimonta della Montepaschi porta ad un emozionante finale, proprio come in gara 3. Sarebbe stato un canestro fondamentale per l'Emporio Armani Milano. Kaukenas resta solo, di tocco ancora per lui, Kšištof Lavrinović. Si va da Lavrinović, adesso è assolutamente lui ad essere cavalcato. McCaleb con la tripla parziale del Monte Paschi Siena. Pochi palleggi e palla molto ferma. Cook schiaccia per Hairston, da 3 punti. Malik Hairston! 2:20 alla fine. McCaleb col cambio di velocità e di direzione. Resta lì Alessandro Gentile, ma viene raddoppiato, mette giù il pallone quando mancano 10 secondi per chiudere l'azione. Attacca Kaukenas, la palla per Bourousis che è solissimo, ancora! McCaleb spinge, contenuto da Bourousis, ritorna Cook su di lui. Storrup invitato al tiro da 3 punti, la messa anche questa volta. Un possesso fatto da 3 punti, adesso il vantaggio dell'Olimpia Milano. Melli resta su McCaleb, che vuol dire Cook su Lavrinović al centro dell'area. Arriva da dietro Fazis che non stoppa. La Monte Paschi è lì, 84 per Milano, 83 Siena. Stavolta il rimbalzo decisivo è nelle mani di Milano, che allunga la serie. E non diventa 3 su 3, ma Pozzi stiene il rimbalzo in attacco! E Milano ha ancora secondi con Siena che non commette fallo. Non fa fallo la difesa di Siena. Il palleggio di Malik Hairston ancora non arriva al fallo. Passano tanti secondi. E Milano è a più 3 con 2 tiri liberi in arrivo. Milano vince gara 4 e si va nuovamente a Siena, dove comunque ci sarà il match point a disposizione per la squadra di Simone Pianigiani. È la prima vittoria in una serie finale dell'Olimpia Milano contro la Monte Paschi Siena. In gara 5 le A7 Emporio Armani parte fortissimo affidandosi al tiro pesante. Poi il blocco di Bourousis che apre immediatamente il tocco, altra tripla, altro canestro di Stefano Mancinelli. Ritmo altissimo in questo avvio di partita con Pozzis. La svolta per la Monte Paschi è l'ingresso di Lavrinović e Zizis, che permette a Siena di riprendere subito il controllo della gara. 5 secondi a disposizione della Monte Paschi, la tripla di Kšištof Lavrinović. Sergio Scariolo cerca di scuotere la sua squadra, che va all'intervallo sotto i 12 punti. Ed è il secondo fallo della partita per Bourousis e c'è anche il fallo tecnico. Ad inizio ripresa scatta il break decisivo della Monte Paschi. McCaleb dall'altra parte sembra essere tornato, quello inarrestabile. Le A7 Emporio Armani vuole uscire a testa alta e riapre la gara con l'ex di turno, Malik Hairston. E a proposito dei problemi di Bremer, quasi palla persa per il giocatore di Cleveland che costringe Bourousis a creare un canestro quasi impossibile. La pressione di Siena, ma è bravissima Milano ad andare dall'altra parte del campo. La schiacciata di Hairston, Milano straprovando a riaprire una partita che Siena sul più 22 probabilmente pensava già fosse chiusa. Il sigillo sul sesto scudetto di fila è di Stonerhoek e McCaleb, votato MVP di queste finali. Per Siena inizia il cammino nella leggenda. Aspetta Sean Storrup e poi piazza una tripla che è pesantissima.
palla recuperata dalla Montepaschi, Lavrinovic va fino in fondo, meno di due minuti da giocare, ma doppio colpo che potrebbe essere da KO per l'Olimpia. Ma la Montepaschi aveva questo appuntamento con la storia, vincere il sesto titolo consecutivo che arriva in via ufficiale in questo momento. Montepaschi batte Olimpia Milano 84 a 73 ed entra nell'Olimpo del basket italiano.